giornata ventosa a Gorizia, è andato via un po' il sole e c'è questo venticello fresco che ci permette di essere al Parco dell'Isonzo, zona Campagnuzza Sant'Andrea, per le presentazioni di Isonzo News. In questa puntata abbiamo tre argomenti. Partiremo con il Festival del Giornalismo Dialoghi, che finisce in questo weekend e che è stato itinerante per gran parte della provincia di Gorizia e di Udine, con due interviste all'organizzatore Renzo Furlano, ricordate Cormonsi Libri e altre cose, e al nuovo volto del giornalismo italiano, Federica Angeli, la giornalista di Repubblica che vive sotto scorta per aver divulgato quello che succede a Ostia. E poi abbiamo un giretto sopra Gorizia con il drone di Salvatore Amato, un pilota provetto di droni che ci ha accompagnato nel visitare dall'alto il quartiere di Campagnuzza. Lo abbiamo chiamato Air Gorizia e faremo piano piano tutti i rioni di Gorizia. Seconda parte invece dedicata alla grande manifestazione del Trofeo dell'Est di Nuoto Internazionale 2018. Questa prima parte va in onda con alcune interviste, la seconda parte la settimana prossima con le altre interviste. Renzo Furlano, eccolo. Dialoghi. Beh, dialoghi, innanzitutto possiamo anche parlare del logo. Il logo sono delle virgolette. Mostramelo. La virgoletta di apertura di un dialogo, di un discorso che... Le famose virgolette che in stampa significano avrebbe detto questo, chiuse virgolette. No, in questo caso ha detto questo e non si chiudono le virgolette perché lasciano il dialogo aperto anche all'altra persona, a chi ci sta di fronte, nel senso che non è un dialogo chiuso sulla mia parola. Inoltre circoscritte le virgolette da un rettangolo che non è chiuso, che è aperto. Festival del giornalismo, che differenza c'è da un altro festival del giornalismo? Io questo lo dovrebbero dirlo gli spettatori. Tu perché l'hai voluto fare? L'ho voluto fare perché credo che questa sia una professione importante, importante come quella che si svolge nelle scuole, nella ricerca, nella sanità. È importante per la nostra libertà, è importante per la nostra conoscenza, per la nostra informazione. Siamo al Teatro di Gorizia, nel Ridotto del Verdi, tanti giornalisti, ma il volto del giornalismo italiano per antonomasia, ovvero Federica Angeli. In questo caso Federica Angeli insieme a Paolo Borometti, che è via Skype perché l'udienza è a Siracusa, sicuramente rappresentano ciò che è nel giornalismo la parte pericolosa, intimidatoria, la parte che non viene forse considerato da chi apre un giornale, non considera ciò che comporta anche una certa professione del giornalismo. Pensiamo all'intimidazione mafiosa, ma pensiamo anche ai 67 giornalisti uccisi nel 2017, che ne conosciamo. Poi magari in certe regioni queste statistiche non si possono contare, il che significa che muoiono ogni settimana quasi due giornalisti. Questo festival del giornalismo è itinerante. Perché? Itinerante un po' ricalca le orme di un festival di poesia e musica che per 7 edizioni ha valicato anche i confini nazionali in 5 nazioni. Un po' Libriamo nei lieti calici, che ha soddisfatto molto il pubblico con letteratura e musica nei posti bellissimi del Collio Goriziano. E ho voluto questo anche per mostrare un po' anche diciamo ai nostri ospiti le nostre bellezze. In 4 giornate saremo in 5 comuni facendo vedere bellezze quali il Castello di Spessa, la Villa Locatelli di Cormons, il Ridotto del Verdi di Gorizia e concluderemo sicuramente in un posto altrettanto bello, l'Abbazia di Rosazzo.
cosa si vuole portare dei giornalisti in Friuli Venezia Giulia anche per promuovere questi luoghi che hai appena nominato? Ma portare il giornalismo in Friuli Venezia Giulia credo sia innanzitutto importante, perché ci sono anche molti altri festival molto importanti che parlano di giornalismo. E vorrei sottolineare un qualcosa che non avevo così realizzato all'inizio, non avendolo fatto apposta. Nei 26 fra giornalisti studiosi che in queste giornate noi ospiteremo, ci sono ben 3 del Friuli Venezia Giulia. Non avendolo fatto apposta, possiamo dire che sicuramente è un numero importante. Intanto la voglia di conoscere, la voglia di essere informati, ma anche la voglia di informare, e credo che possiamo dire che anche il Friuli Venezia Giulia può essere una bella piccola patria. Federica Angeli, si aspettava un giorno di premiare i giovani? Ma sinceramente no, però questa cosa mi fa piacere, perché vuol dire che ancora c'è veramente un interesse, un amore per questa professione. E l'invito poi del direttore del Piccolo a collaborare è stata veramente una possibilità straordinaria che sta dando Enzo D'Antona a questi ragazzi, che devono assolutamente cogliere al volo oltre al meritato premio che hanno riscosso. Ragazzi, quelli che hanno vinto i premi, ma anche quelli che non li hanno vinti, a scrivermi e a collaborare al Piccolo, perché la collaborazione è aperta. Io rispondo a tutti, così anche venite a trovarmi al giornale se volete propormi qualche pezzo, se volete fare una piccola esperienza quest'estate, per le pagine dell'estate, insomma, ecco, decidete voi, la porta al Piccolo è sempre aperta. Rifarebbe quello per cui l'ha portata a questo punto della vita? Assolutamente sì, perché comunque sono fatta in questa maniera, non sono capace a voltarmi e girarmi dall'altra parte, sarebbe tradire me stessa, dire o solo pensare di non rifare le stesse identiche cose, quindi assolutamente sì. Essere diventata il volto del giornalismo, non solo d'inchiesta, un simbolo per i giornalisti d'Italia e anche oltre i confini nazionali, cosa le fa pensare, cosa le dice, le fa sentire sempre se stessa? Sì, questa è l'unica libertà che posso conservare e rivendicare. Certo fa riflettere il bisogno che evidentemente c'è in questo paese di trovare comunque sempre dei simboli. Da questo punto di vista esserlo diventato, mio malgrado, mi rende orgogliosa, allo stesso tempo mi dà un grande senso di responsabilità di continuare a fare sempre meglio e con ancora più attenzione quello che ho sempre fatto. Perché sarebbe imperdonabile da parte mia un errore di superficialità. Per far sentire ai più giovani, qual è stato il momento in cui ha deciso diventare una giornalista? Ma già dall'adolescenza, da quando avevo 16 anni, la curiosità e il convincimento che non basta accontentarsi delle risposte che ci danno, ma la curiosità e la voglia di scavare sempre più in profondità è stato quello che mi ha fatto capire che io e il giornalismo eravamo fatti l'uno per l'altra.